siamo alla BTO 2016 con Nicoletta Poliotto. Nicoletta, quale nesso tra ristorazione di successo e social media? Ci sono dei casi di successo in Italia e ci potrebbe citare alcuni? Intanto grazie per la domanda e grazie per il tempo che mi dedicate. Abbiamo parlato di social media e di influencer e quindi questo è un tema estremamente caldo. I social media è uno dei canali possibili. L'importante è che tutti questi elementi siano in qualche misura in un sistema comunicativo collegato, integrato e trasversale. Il ruolo dei social media è fondamentale anche perché è il regno di moltissimi influencer, sia verticali sulla ristorazione, sia essi digitali, in senso digital star fondamentalmente. Anche se il livello di notorietà che hanno gli youtuber ancora non è raggiunto da nessuno. In particolare mi chiedevi degli spunti, delle idee di eccellenza. Ci sono dei ristoranti laddove mettono la faccia degli operatori, quindi lo chef e soprattutto tutti i collaboratori, c'è subito un grande successo, il riconoscimento proprio di qualcosa di autentico, di qualcosa di vero. E l'importante è che ci sia qualcuno che ci mette la faccia, perché è un po' il filtro del brand e quindi il suo essere così distaccato e così impersonale crolla, viene meno e quindi c'è più relazione. Facendo il collegamento con queste figure dello chef star, ad esempio, che è molto in voga ormai, quali sono le altre figure che contribuiscono al successo di un ristorante e che possono essere considerate come dei influencer? Sicuramente uno degli spunti più sapienti, più interessanti è quello del ristoratore, quindi del restaurant manager, che riesce a coinvolgere i collaboratori, perché quelli sono i primi veri influencer, quelli che le mani ce l'hanno in pasta, quelli che lavorano, lottano tutti i giorni proprio in prima linea dentro al ristorante e rendono così più vero e più piacevole la comunicazione, quindi importanti perché con gli scatti autentici, veri e spontanei nella cucina, nella preparazione della mise en place, per esempio in sala, quindi il maître è molto importante, il sommelier è molto importante, i ragazzi che appunto preparano, allestiscono la sala, curano le luci, i fiori e la disposizione delle posate. Quindi tutti i collaboratori sono importanti e poi i veri, grandi, importanti influencer, i grandi ambasciatori sono i nostri clienti e questo è veramente molto importante. Possiamo definirli, come abbiamo fatto all'interno del nostro speech, micro influencer, ma micro non perché meno importanti, ma perché non sono più il grande VIP che noi fotografiamo e mettiamo dietro alla bacheca o dietro alla cassa. Tutti i veri VIP sono in mezzo a noi e sono i nostri clienti. Ultima domanda, quali sono i processi di comunicazione indispensabili per il successo del ristorante? Prima di tutto il fatto che non esista una formula magica, quindi una pillola blu o rossa da scegliere per riuscire a conseguire il successo, cioè non esiste una formula magica o alchemica come ho incluso all'interno del mio speech, nel titolo del mio speech, ma c'è più che altro un sapiente uso di scienza, di tecnica e un pizzico di arte che è soprattutto quello del racconto e dello storytelling. A mio avviso la prima regola è quella di riuscire a comprendere bene le proprie potenzialità e il target a cui ci riferiamo e trovare un percorso personalizzato esaltando l'unicità di quel ristorante e soprattutto saper bene chi siamo, chi sono i nostri interlocutori e dove vogliamo andare, creando così un processo, un progetto. Senza un progetto non si va da nessuna parte e si rischia di perdere tempo, denaro, risorse e investimento. E diciamo che nel ristorante di tempo gli chef e gli operatori ne hanno veramente poco. Quindi bisogna ottimizzarlo avendo le idee molto chiare. Volevo aggiungere, sicuramente spezzo una lancia in favore del leading tool, del tool principe, che è il sito web, sicuramente. Poi fare dei piccoli passi, non cominciare tante cose, ma scegliere uno o due social e da nutrire, da curare e quindi piano piano migliorare ed ampliare, insomma, gli strumenti in dotazione. Grazie mille. Grazie a voi.